Location nuovamente diversa, ma come avrete capito, in questo periodo sono in continuo movimento e la cosa non si bloccherà, non si fermerà qui, continuerà a cambiare. Questo perché ho dato il mio ultimo esame, quello per cui mi stavo preparando nel penultimo video, e finalmente sono libera. Sono libera perché ho dato tutti gli esami, ho dato persino teologia e adesso sto ancora aspettando il risultato di questo, ma qualunque voto arriva lo accetto perché è un esame abbastanza difficile, particolare, quindi meglio toglierselo. Quindi non ho alcun esame a settembre e non ho più niente davvero da fare fino all'inizio dell'università. Per me questa è una sensazione nuova, una sensazione strana. Io ho passato la triennale dando esami a settembre, non ho mai fatto vacanza in questi 3 anni, anche perché nella mia università, a Padova, gli esami finiscono a fine luglio, come penso nella maggior parte delle vostre università. Quindi io finivo a fine luglio, avevo 15 giorni di vacanza e poi dovevo ricominciare a studiare perché la sessione autunnale iniziava a fine agosto. E in quei 10-15 giorni di vacanza io non riuscivo mai completamente a staccare il cervello perché vivevo sempre con quella ansia, pressione, comunque quella conoscenza che dovevo studiare, che non mi potevo proprio godere appieno la vacanza perché c'era sempre quel piccolo tarletto dell'esame, del coso. E li ho sempre fatti a settembre. Primo anno li ho dati praticamente tutti a settembre perché ancora stavo male, quindi non ero riuscita a dare niente durante l'anno e avevo un po' ripreso durante l'estate. Quindi adesso è davvero la prima volta che posso dire che sono completamente in vacanza, che posso completamente staccare il cervello. La cosa che mi ha totalmente sorpreso è stato vedere i vostri commenti quando ve l'ho detto, quando l'ho annunciato, e voi eravate contenti per me e davvero nessuno è stato geloso, cosa che potevo aspettarmi, o del tipo smetti di vantarti, noi siamo qui a studiare. E davvero, come dico sempre, siete delle persone fantastiche perché è qui che si vede il cuore delle persone, quindi complimenti e grazie. Comunque, come avrete dedotto dal titolo, sono in vacanza, ma soprattutto non frequenterò più una palestra per circa 2 mesi. Questo perché da oggi più o meno, 2 luglio, mi trasferisco al mare. Mio papà è cresciuto al mare, alla Spezia, e quindi abbiamo questa casa dove lui è cresciuto, che è diventata la nostra casa al mare, che avete visto o intravisto nel video dell'estate dell'anno scorso, ma che quest'anno abbiamo deciso di ristrutturare e un po' ravvivare, renderla più casa al mare. Quindi in realtà oggi sarà la prima volta che la vedrò e vedrò la trasformazione. E se volete vi posso fare un house tour nel prossimo video. Però comunque mi trasferisco adesso lì sicuramente tutto il mese di luglio e poi farò 2 settimane una vacanza con Jimmy a Lisbona, Lagos e Siviglia, tornando a metà agosto, e poi da lì sinceramente non so cosa farò, non so se raggiungerò la mia famiglia a Budapest, se rimarrò a Padova, se tornerò al mare, non lo so. Però comunque diciamo che in tutti questi piani la palestra o l'allenamento in palestra non è contemplato. Ho già fatto questo annuncio su Instagram e la cosa ha sollevato alcune domande e ho pensato che sarebbe stato interessante risponderle, anche perché noto che ogni anno, e anche l'anno scorso avevo fatto questi discorsi, si creano delle spare mentali: se uno sta fermo dalla palestra allora perde tutti i risultati ottenuti di qua e di là. Quindi ho pensato che su questo video potrei incentrarlo solamente su questo e parlarne. Allora voglio iniziare rispondendo a una delle prime domande che mi avete fatto, cioè come mangerò. Allora, una cosa che ci tengo a dire è che io non mangio bene, non mangio sano, non mangio equilibrato solo perché mi alleno, solo perché frequento la palestra. Io lo faccio perché mi piace, perché mi fa stare bene, perché mi sento bene e perché lo sento come un mio stile di vita, perché è proprio un mio stile di vita. Ed è forse qui un po' la differenza. C'è chi pensa che siccome uno frequenta la palestra, che siccome uno fa un determinato sport, fa una determinata attività fisica, allora deve mangiare pulito, deve mangiare sano, deve mangiare equilibrato. E invece, secondo me, uno lo deve fare di principio, lo deve fare a prescindere. Poi, se ci abbini attività, allenamento fisico, ancora meglio. Per questo vi dico che mangerò esattamente come mangio ora,
Noi lì abbiamo la casa, quindi cucinerò a preparare i pasti perché comunque tornerò a casa a pranzo e probabilmente faremo anche le cene a casa, se non qualche cena fuori. E quindi non cambierà niente, la mia alimentazione non cambierà, sarà sempre uguale perché non c'è motivo di mangiare male perché si è smesso l'allenamento, anche perché così se no si rischia di accentuare il fatto proprio che non ci si sta allenando in un determinato modo. Più mangiando male, si mettono insieme queste due cose un po' negative, si crea la cosa ancora più negativa, quindi cercherò un po' di bilanciare questa non allenamento. Per quanto riguarda se farò pranzi, cene o mangerò qualcosa fuori, sì, ovvio, sono in Liguria, sono in un posto di mare e io amo il pesce, quindi cercherò di mangiare più pesce possibile. Voi sapete che vado in questo ristorante che il proprietario è celiaco, quindi mi fa tutto senza glutine, quindi io non vedo l'ora, già mi vedo il mio astice alla catalana lì davanti, non vedo l'ora di spolparmelo. Quindi sono più che felice di poter andare a mangiare fuori e non me lo tolgo. Certo, non andrò fuori ogni giorno, anche perché però comunque quando è possibile, quando è fattibile ci andrò. E in più la farinata. Io non vedo l'ora di arrivare lì e poter mangiare la farinata. Non la mangerò tutti i giorni, anche perché è un po' macchinoso andare a prenderla, perché la devo andare a prendere in un posto che la fa esplicitamente senza glutine. Però per me la farinata sarà la cosa più unta che avete mai visto, però per me la cosa più buona. Fennel di ceci, acqua, sale, 1 litro d'olio, però è davvero buonissima. Di sicuro questa non me ne priverò, però di tutto un po'. Non ogni giorno la cena fuori, non ogni giorno la farinata, non ogni giorno la pizza, questo, quest'altro. Ho un mese, posso godermela, posso mangiare quello che voglio quando voglio. Quindi questa è la parte di alimentazione. Per quanto riguarda l'allenamento, allora, le vostre domande sono principalmente sul se perderò i risultati ottenuti fino ad ora. Allora, io sono 4 anni che mi alleno, sono 4 anni che frequento la palestra, quest'anno non ho saltato nessun allenamento, non ho fatto neanche una vacanza. Sono 4 anni che mi faccio il culo. Se davvero tutto quello che ho ottenuto in questi 4 anni si può essere bruciato in 2 mesi di non sollevamento pesi, io non lo so, non vi posso dire non è vero, non sarà così, cioè ve lo potrò dire a settembre, perché adesso non lo posso dire, non lo so. Secondo me non sarà così, ma non sarà così non solo per i risultati ottenuti, per magari la mia rotondità, la muscolatura ottenuta, cioè io penso che bene o male sì, un po' di muscoli li perderò, ma una cosa che ci tengo a dire è che io non passerò il tempo sul divano. Cioè, il fatto che io non vado in palestra, non vado lì a sollevare pesi, non significa che non farò sport, che non mi muoverò. Per me il fitness, l'allenamento fisico non è la palestra. Per me è fare attività. Io al mare, se avete visto il video l'anno scorso, sono un tornado, anche perché praticamente dormo, mangio e mi muovo, quindi non faccio niente, non ho nient'altro dove sprecare la mia energia. Quindi ne ho tanta di energia da utilizzare, mi sento come una bambina iperattiva e voglio e sento proprio il bisogno di usare questa mia energia e lo faccio tuffandomi, nuotando, camminando, andando a scalare le montagne per poi tuffarmi giù, continuamente essere su e giù dall'acqua, tuffi, voli, trampolini, non lo so, qualunque cosa, mi muovo, non sto ferma. E non lo faccio perché devo bruciare, perché devo muovermi, perché se no non faccio niente, ma perché mi piace, perché per me questo è il fitness. Il fitness non è soltanto mettersi le scarpette, andare in palestra, sollevare qualche peso e uscire. Per me fitness significa proprio viverlo appieno e sfruttare ogni occasione per poterlo fare. Quindi per questo io non penso di ingrassare, non penso di perdere i miei risultati ottenuti, anzi, in realtà sono davvero molto curiosa di vedere come il mio fisico cambierà. Io in questo momento mi vedo bene, non mi vedo benissimo, mi vedo un po' troppa cellulite e questo può essere per tantissimi problemi, per tantissimi motivi, ma sono davvero curiosa di vedere come la situazione può cambiare con uno stimolo diverso al mio corpo, con un allenamento diverso, facendo nuoto, vedere come le mie spalle magari si
allargano, si restringono, non lo so, proprio vedere il cambiamento del mio corpo. Quindi per questo penso di fare tipo un video body check ora e poi rifarlo fra 2 mesi, vedere come la situazione è cambiata, se sono cambiata, se si è evoluta, se è andata in peggio, se è andata in meglio. Proprio è la curiosità di vedere, ma non la vivo con l'ansia. Io al mare ho una routine abbastanza basic, in realtà non so bene come andrà quest'anno, ma solitamente è sveglia presto, mare tutta la mattina e poi pranzo a casa e nel pomeriggio o si ritorna al mare o si fanno dei giri. Quindi è una routine molto calma, molto tranquilla e non lo so, sinceramente vedremo davvero quello che succederà. Non vi posso dare assolutismi ora, non vi posso dire non succederà nulla perché non ve lo posso dire. Io so che l'anno scorso non è successo nulla, anzi in realtà mi ricordo che sono tornata a settembre e avevo davvero un fisico che mi piaceva, mi vedevo asciutta, bella, precisa, mi piaceva. E infatti adesso sto un po', so, cambiando idea sul tipo di allenamento che è giusto per me. Io sono convinta che per il mio upper body il sollevamento pesi, carichi pesanti sono la strada giusta. Proprio io da qui in su mi vedo bella, definita, muscolosa. Da qui in giù secondo me c'è da migliorare, ma sul tipo di allenamento. Secondo me, per il mio fisico, forse un allenamento più Tabata, più HIIT, diverso. Secondo me un allenamento fantastico è Rollerblade, che è quello che sta facendo l'Adele, se la seguite Adele di Costanzo su Instagram. E lei, secondo me, quello è un allenamento fantastico perché è un sforzo intenso sul muscolo che continua a lavorare per lungo tempo. E infatti a lei stanno venendo delle gambe davvero toniche, belle e mi piacciono. E secondo me un buon allenamento per me, che a me farebbe impazzire, è il nuoto. Io l'ho sempre detto, a me piace tantissimo nuotare e quindi sono appunto curiosa di vedere come sarà il mio corpo a fine estate. Quindi è sempre un work in progress, un discovery. So che ho sempre detto pesi. Si cambia idea, si cresce anche mentalmente, si cambiano opinioni, quindi chissà. In realtà ho risposto a tutte le domande che mi ero segnata e una cosa che ci tengo a dire è che in questi 2 mesi in realtà non so se avrò accesso qualche volta alla palestra, cioè io non so se un giorno magari torno a Padova, torno a Piacenza, vengo a Prato da Jimmy, andremo in palestra. Questo non lo so perché non so nemmeno dove sarò tra 4 giorni praticamente, però se avrò l'occasione di poterci andare sarò molto felice di andarci, perché è una cosa che già mi manca, cioè il pensiero di non poter entrare in palestra per 2 mesi mi rattrista, perché a me piace, mi piace andare lì e concentrarmi su di me, dedicarmi questi 45 minuti, quest'ora, proprio mi piace, quindi so che sarà qualcosa che mi mancherà. Però so anche che avrò un sacco di altre distrazioni, ad esempio filmare video per voi. Vediamo cosa riesco ad inventarmi per non lasciarvi senza video. Oppure leggere, finalmente posso leggere. Allora, io ho un po' un problema, nel senso che quando sono in periodo universitario devo studiare o anche stando a frequentare le lezioni, però che comunque studio, non riesco a leggere, non riesco a dedicarmi il cervello a qualcos'altro, perché mi sembra quasi di togliergli la energia o la capacità di tenere informazioni per direzionarle alla lettura e non ai libri universitari. E infatti sono 3-4 anni che non leggo ed è una cosa che mi manca tantissimo. E adesso finalmente posso finire La ragazza del treno, che sto leggendo in inglese, che me lo chiedete sempre quando vedete le storie. Sì, lo leggo in inglese perché io ero madrelingua praticamente in inglese, poi adesso sono 4 anni che non lo pratico molto, però parlo molto bene l'inglese, lo capisco e cerco di tenerlo vivo leggendo in inglese. E poi mi sono fatta dare un sacco di libri, 3, insomma ora ho 2 mesi, non è che ho 10 anni, di vacanza da Veronica, che nessuno lo direbbe, ma è una secchiona, la mia piccola nerd. Comunque no, vi giuro, ha una libreria immensa con tantissimi libri, cioè meglio di Feltrinelli o Mondadori, ve lo giuro. So come impiegare il mio tempo. Poi adesso devo convincere Jimmy a prestarmi Kingdom Hearts per poter giocare alla Play, però non penso parlare. E poi dedicare il tempo a davvero rilassarmi, dormire finalmente.
con la mia famiglia, divertirmi, in relax. Finalmente un po' di pace, un po' di tranquillità, un po' di calma, non fare niente. Non usare questo come scusa per passare tutto il tempo sul divano, ma proprio godermela, tornare bambina. Ecco, in queste vacanze voglio tornare bambina, nel muoversi, nelle attività e nella nullafacenza. E basta, quindi penso che questo video e la spiegazione di quello che succederà in questi 2 mesi sia stato abbastanza chiaro, abbastanza lungo. Quindi io, c'è Jimmy che vuole salutare, vieni a salutare. Perché salutare? Volevo buttare un mezzo. Ciao. Buongiorno, ciao a tutti. Buongiorno, ciao. Come va? Bene, bene, tutto a posto. Io devo andare a fare il fuoco, quindi c'è da fare la Grigliata. grigliata. C'è da fare, io la devo fare, te devi mangiare. Brava Ciccia, brava. Flash fit. No, ho finito. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Finito. Ciao a tutti.